Ciao a tutti, sono Emilio, India Uniform 8 Quebec Tango Mike e bentornati sul canale. Oggi voglio parlarvi di un piccolo grande gioiello pensato per noi radioamatori, sia per l'uso in portatile che in stazione fissa. Si tratta di un progetto ideato da Eliseo, India Kilo 6 Bravo Alfa Kilo, un radioamatore con una vera passione per l'attività radio in portatile, che ha realizzato questo remote switch in collaborazione con il figlio Elia. Ma prima di aprirlo voglio mostrarvi quanto è semplice iniziare ad usarlo. Come prima cosa ho scaricato l'app dedicata, disponibile sia per Android che per iOS. Nel mio caso l'ho installata su un iPhone. Appena avviata, l'applicazione mi ha subito proposto di accoppiare un nuovo dispositivo. E qui arriva la cosa davvero interessante: lo switch è ancora sigillato nella sua confezione. Eppure lo smartphone l'ha rilevato immediatamente. In più, una piacevolissima sorpresa: il dispositivo riportava già il mio nominativo U8QTM come nome preimpostato. Quindi grazie davvero ad Eliseo per questa attenzione personalizzata. Questo piccolo dettaglio, però, va detto, è anche un chiaro esempio della facilità d'uso di questo dispositivo. Nessun menu complicato, nessun pairing manuale. Lo accendi, apri l'app, lo trovi e sei pronto a partire. Avete sentito? Il relè ha già risposto, senza aprire nulla. Senza impostazioni complesse, il dispositivo è subito pronto all'uso, collegato via Bluetooth e controllabile dallo smartphone. È arrivato il momento di fare l'unboxing. Vediamo ora come funziona tecnicamente il remote switch. Alla base di tutto c'è un relè controllato via Bluetooth che consente di commutare senza bisogno di alimentazione continua. La commutazione avviene con un impulso, quindi non c'è un consumo costante. Questo permette alla batteria interna di durare per mesi o anni anche con utilizzi frequenti. La connessione tra lo smartphone e lo switch è stabile fino a circa 50 metri in campo aperto e anche in ambienti urbani o semiaperti resta molto affidabile. All'interno della scatola troviamo una piccola scheda PCB realizzata con componenti SMD e un layout estremamente compatto. Nonostante le dimensioni ridotte e il peso piuma di 21 grammi, Eliseo ha testato lo switch fino a 100 watt in stazione fissa senza alcun problema. L'involucro è sigillato ma comunque robusto. All'interno si trova anche un piccolo supporto per la batteria a bottone che è di tipo CR2032. Questo switch è nato per chi ama la radio in portatile, ma può essere utilissimo anche da stazione fissa. Uno degli usi più pratici è con una handfed da 20 metri. Inserendo lo switch a circa 14 metri dal trasformatore, possiamo commutare elettricamente la lunghezza dell'elemento radiante, ottenendo risonanza su bande come 30 o 17 metri, semplicemente premendo un pulsante sull'app. Altro esempio è con un dipolo multibanda, ad esempio per 40 e 20 metri, usando due switch, uno per ogni braccio. Possiamo selezionare la banda operativa senza toccare i fili, restando seduti alla radio. Questo è ideale per chi attiva referenze SOTA o POTA, dove è importante essere rapidi. Magari ci arriva una chiamata summit to summit o park to park su una banda diversa da quella attuale e in pochi secondi siamo già operativi. In portatili o in altura, ogni secondo è prezioso. L'applicazione sviluppata da Eliseo è disponibile sia per Android che per iOS ed è stata pensata per essere immediata. All'avvio l'app rileva automaticamente lo switch tramite Bluetooth e ci permette di commutare la posizione del relè su on o off, vedere il nome del dispositivo ed eventualmente modificarlo, verificare lo stato della batteria, controllare l'intensità del segnale, gestire più dispositivi e oppure aggiornare il firmware quando disponibile. Abbiamo visto come il remote switch possa rendere più semplice e veloce la nostra attività radio, sia in portatile che in stazione fissa. Un progetto italiano curato con passione da Eliseo, India Kilo 6 Bravo Alfa Kilo e suo figlio Elia.
che unisce tecnica, semplicità e utilità reale. Nella seconda parte del video lo porterò con me su una referenza Summit on the Air o Parks on the Air, lo collegherò alla mia HandFed autocostruita e vedremo come si comporta in condizioni operative reali. Fatemi sapere nei commenti se avete domande o suggerimenti. Noi ci vediamo al prossimo video. 73 da Emilio.